Ciao a tutti, buonasera, sono Luigi, sono qua in ufficio da me, Adriaship, mi raccomando, seguiteci, canale Adriaship, Telegram, YouTube, social, dateci un like. Sono qua in ufficio, vi volevo raccontare l'impresa di un navigatore che è stato anche molto controverso, poi vedremo quali sono stati gli episodi, no? Che lo hanno portato un po' ad essere contestato, ad essere alle volte discusso. Ma che comunque qualcosa in questo mondo fece. Vi sto parlando, vi sto riferendo a una persona molto eclettica, perché non fece delle imprese non soltanto in ambito nautico, quale fu Ambrogio Fogar. Ambrogio Fogar, nato da genitori che lavoravano alle assicurazioni generali, laureato a Milano in scienze politiche, vide per la prima volta il mare a Trieste, però non partì dal mare, non partì dalla nautica. A 18 anni, per dimostrare, per farvi capire quanto era eclettico questa persona, mise gli sci ai piedi, fece delle traversate delle Alpi, delle gare in montagna, distinguendosi, e poi successivamente pensò bene di dedicarsi al paracadutismo, buttandosi col paracadute, e in un'occasione si narra che addirittura abbia dei problemi col paracadute che non si aprì. Successivamente iniziò dall'aria ad avvicinarsi al mare, partecipando ad alcune regate prima Mediterraneo, e poi nel 72 partecipò e fu dei due primi italiani, lui e Fagioni, mi sembra, alla All-Star, cioè la regata che dà, con il suo Surprise, che dà Plymouth in Inghilterra, andava a Newport negli Stati Uniti. Siamo nel 72, poi nel 73 fece prima la regata dal Sudafrica, da Città del Capo fino a Rio de Janeiro, e poi partì per un giro, per una circonvallazione del globo contro mare, contro corrente, contro vento. Quindi non andando verso est come fanno tutti, ma andando verso ovest. E ci mise 402 giorni, partì i primi di novembre, arrivò a dicembre dell'anno dopo, siamo nel 1974. Ci tengo a sottolineare che stiamo parlando degli anni 70, già fare un giro del mondo è qualcosa di pesante, no? E di complicato. Farlo contro vento e contro mare, certamente un po' di follia c'è, no? Quando si narra di quello che è Capo Horn. Io non ho ancora avuto la fortuna di andarci, chissà se mai nella mia vita ci andrò, ma si parla di Capo Horn fatto con onde che sembravano grattacieli. Andare contro mare, contro vento, e quindi essere tutta la navigazione sostanzialmente di bolina, sostanzialmente con le onde in faccia, con le onde sul muso, certamente un po' di follia ci vuole. Se poi pensiamo che siamo agli anni 70, è chiaro che la navigazione è ancora più avventurosa. Cioè, se noi pensiamo agli strumenti tecnici, alla preparazione che abbiamo oggi nelle imbarcazioni dal punto di vista tecnico-costruttivo, delle attrezzature di bordo, della facilità, no? Che abbiamo nel gestire le manovre su un'imbarcazione tecnologicamente avanzata, moderna, e alle imbarcazioni invece degli anni 70, dove era tutto difficile, tutto pesante, dove era tanto avere un winch, adesso parliamo di winch motori, winch elettrici, winch motorizzati, rinvii delle forze, cioè, tutto un altro mondo, senza contare poi supporto tecnico dell'elettronica, quindi informatico, per la gestione chiaramente del meteo, per sapere che quello che succede, per sapere dove sei, per essere in comunicazione con il resto del mondo, e senza pensare poi al vestiario. Stiamo parlando oggi, no? Abbiamo capi idropellenti, capi che traspirano, capi che ti tengono caldo anche quando c'è freddissimo o viceversa, e che sono comunque leggeri, ma stiamo parlando degli anni 70, in cui tutto questo chiaramente era un po', come potete immaginare e capire, differente. Quindi questa impresa, che già di per sé è qualcosa di eclatante, è da commisurare, da riportare a quello che è quel periodo storico, quel momento e quel modo, quel momento di andare in mare, che certamente è diverso da come andiamo in mare oggi. Quindi barche più pesanti, manovre più pesanti, vestiario diverso, elettronica certamente antidiluviana rispetto a quello che siamo abituati noi, eccetera, eccetera, eccetera. Successivamente a questo giro del mondo in senso inverso, quindi nel 74, non si fermò Fogar, ha detto una persona eclettica, una persona che non si ferma mai. Nel 76 fece la Oster di nuovo, Plymouth, Newport, ma in solitario, da solo.
E successivamente nel 77-78 voleva partecipare alla regata, una traversata atlantica che dal sud dell'Argentina lo doveva portare fino su in Antartide, soltanto che vicino alle isole Falkland, scusate, il sorpreso della sua imbarcazione venne attaccata da delle orche, da delle balene. La barca affondò nel giro di pochi istanti e riuscì a mettersi in salvo insieme al suo amico giornalista ormai Mancini sulla zattera, portando soltanto un po' di zucchero, un po' di pancetta e nient'altro. E sopravvissero per 70 e passa giorni, 74, 77 giorni, grazie all'uccisione di due cormorani di cui si cibarono, grazie a delle telline che si attaccavano sulla zattera di cui si cibavano, e grazie all'acqua piovana che bevevano. Vennero recuperati da un mercantile greco, che ormai erano pelle e ossa, avevano perso quasi tutto il peso. Fogar si riprese, suo amico Mancini morì per una polmonite, evidentemente era debilitato, evidentemente era preso dalla polmonite, non aveva abbastanza in forze da superare. Poi stiamo sempre parlando degli anni 70, quindi chiaramente anche la medicina era un'altra cosa. Quindi Fogar venne parecchio contestato per aver portato Mancini in questa impresa, venne tra virgolette considerato in gran parte di essere come se la morte fosse stata colpa sua. Insomma, se ti attaccano le orche, ti attaccano le balene, non è colpa tua. Comunque una lettera postuma dello stesso Mancini lo scagionò in merito a questo aspetto. E successivamente altre imprese, nel frattempo Fogar poi scrisse anche parecchi libri per Rizzoli, per altri, su queste imprese, su varie cose, e successivamente poi Fogar venne ricordato per altre imprese nautiche, non ne fece, venne ricordato per l'impresa, io da bambino mi ricordo, di Armaduke, il famoso cane da slitta con il quale lui doveva raggiungere il polo, anche se anche lì venne contestato, ci furono delle controversie, in quanto si narra che poi, come lui forse anche ammise, se non ricordo male, in realtà venne aiutato da un aereo per fare alcuni tratti, quindi in realtà non è che raggiunse il polo veramente a piedi, solo col cane, no? Si era preparato, era andato in Alaska, aveva imparato a usare cani da slitta, era stato in un crepaccio, se non sbaglio, sulla Madera, ad Amello, era stato sull'Himalaya, quindi comunque si era preparato, però poi pare che venne aiutato. Comunque voglio dire che comunque per capire questo personaggio eclettico che ha fatto queste imprese con delle imbarcazioni, però come ricorderei, come vi ho detto all'inizio, era andato con gli sci, era andato col paracadute, successivamente voleva andare a piedi in giro per i ghiacci, e poi si diede ad rally fino a quando, mi pare in Turkmenistan o non mi ricordo dove, si ribaltarono con la jeep con la quale stavano correndo. Il suo compagno di rally ne uscì illeso, lui rimase paralizzato, poi fece ancora delle imprese con una sedia a rotelle particolare, insomma, però lì possiamo dire che ormai la sua storia era finita. Quindi Ambrogio Fogar lo ricordiamo per queste imprese, quelle nautiche sono quelle che ci interessano, quindi ripeto l'Ostal del 72, la navigazione da Città del Capo a Rio de Janeiro del 73, il giro del mondo soprattutto contro vento e contro mare tra il 73 e il 74, l'altra Ostal e poi il naufragio con la morte del suo amico. Con questo direi che ho concluso, spero di avervi dato una panoramica di questo personaggio un po' controverso per questi due episodi della morte appunto del suo amico durante il naufragio e per questo essersi tra virgolette aiutato, o per il fatto che l'abbiano aiutato con un aereo quando era appunto con la slitta e con Armaduke, che forse un po' così offusca, no? Infanga un po' quella che è la sua memoria, ma al di là di questo comunque ha navigato, comunque una persona che imprese ne ha fatte, una persona che, come spero di aver fatto capire, era certamente una persona al di sopra della media. Io sinceramente non ho fatto le Alpi con gli sci, non mi sono buttato col paracadute, non ho fatto il giro del mondo contro vento e contro mare, né il rally, quindi certamente rispetto ad Ambrogio sono una persona normale, o meglio lui è una persona comunque, o era meglio una persona comunque eccezionale. Continuate a seguirci. Dateci un like, Luigi, Adria Ship, ciao!